Ciao ragazzi, benvenuti in questo appuntamento del sabato. Oggi andremo finalmente a riunire tutte le cose che abbiamo imparato durante gli ultimi video. Quindi tutta la struttura del corpo, la struttura della faccia, gli elementi della faccia, le mani e i piedi. Però prima di iniziare voglio parlarvi dei cambiamenti che ci saranno dalla prossima settimana in poi. Ovvero gli appuntamenti come date resteranno quelli. Le cose che cambieranno saranno le tipologie di video, perché il martedì usciranno dei video a tema disegno in qualsiasi forma esso sia, tradizionale, digitale, sperimentando tecniche nuove, eccetera eccetera. Nei video di giovedì invece usciranno sempre a tema disegno delle sfide o delle challenge, e non sarà più solo, almeno il giovedì, i B-movie si sposteranno al sabato pomeriggio, così da magari darvi qualche dritta sul film da guardare proprio quella sera. Beh, ora che vi ho avvisati dei cambiamenti, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un like, iscrivervi se non l'avete fatto, condividere questo video e lasciare qualche commento. Ora io vi lascio allo speed drawing, con magari qualche comparsa durante il video per spiegarvi i passaggi, e poi ci vediamo direttamente alla fine. Ciao ragazzi, ora vi spiego un po' quali sono stati i passaggi per arrivare al risultato finale. Come vedete, come primo passaggio ho creato lo scheletro base, ho abbozzato un po' più già la forma della testa, ma per comodità mia, ho creato tutto lo scheletro come vi ho insegnato e solo successivamente ho abbozzato in un altro colore per darmi appunto riferimento le mani e le parti del volto. Come ulteriore passaggio successivo ho ricreato a mia immaginazione, senza star lì a vedere troppo l'immagine sottostante, il volto e un po' cosa avrebbe dovuto indossare il mio personaggio. In questa parte, come notate, ho dovuto vedere il braccio originale, come sporgeva, come usciva e come si girava, perché veramente ero entrato nel panico e non me ne vorrete male, spero. Invece, utilizzando il bozzetto che ho disegnato prima, ho ridisegnato il personaggio in modo più completo e particolare e meno sporco, diciamo. Poi, utilizzando vari strumenti che magari vi porterò alla loro funzione in un futuro, ho preso e colorato molto velocemente, con colori piatti, il mio personaggio, che come ben vedete ha il mio stile. Non l'ho fatto realistico, non l'ho fatto col naso giusto preciso, gli occhi giusti precisi, è un po' nel mio stile. Thank you.
Una volta che gli ho dato tutti i colori base, sono andato a disegnarci le ombre e successivamente le luci, in questa maniera. Passaggio che mi rimane è dare quei minimi dettagli che completano e rendono un po' più personale l'immagine. Quindi, ragazzi, questo è il risultato. Bene ragazzi, come sempre spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile come tutti gli altri. Non vedo l'ora che inizi la settimana prossima, ma mancano pochi giorni, quindi fra pochi giorni inizierà la settimana prossima e sarò felicissimo, perché così almeno vedrete come ho pensato di sistemare il mio canale e dove puntare. Ho deciso di portare maggiormente video artistici perché è in quella direzione che voglio puntare, quindi non me ne vogliate male. Spero che invece condividete il mio pensiero e la mia scelta. Quindi ragazzi, non mi resta che salutarvi qui e dirvi che ci vediamo questo martedì, dove vi faccio già un piccolo spoiler, vi porterà una fan art. A martedì ragazzi, ciao!